Ci siamo. Eccoci. Una nuova, rapida, veloce, utile e digeribile puntata di Errata Coverage. Benvenuti, buon ascolto e buon apprendimento. Ciao a tutti cari ascoltatori, benvenuti a un'altra puntata delle nostre trasmissioni. Quello che ci chiediamo è: ma come Spleen, che sembra così tragica, disperata, senza speranza, la speranza perde, l'albatro invece al di sopra delle sofferenze umane. Ma allora Baudelaire aveva un'opinione contraddittoria? Qual è la verità? Abbiamo con noi, come al solito, degli ospiti in studio che sono esperti, ognuno nel suo campo. Per esempio abbiamo Riccardo che è un grande esperto di Baudelaire, che ci può dire il suo punto di vista. Allora Riccardo, vediamo, regia, è arrivato Riccardo? Pronto? Sì, sono qua. È qua Riccardo, bene, buongiorno Riccardo, ha fatto buon viaggio? Sì. Sì, bene, allora, cosa ci dice su questo tema? Allora, secondo me, cioè le due poesie più che altro sono due modi diversi di affrontare le cose, cioè in Spleen mi è sembrato molto più un modo di come si vive una situazione, cioè perché lì l'artista vive una situazione mentre dall'altro guarda la situazione da un altro punto di vista. Quindi diciamo nella prima poesia è dentro proprio una situazione, ne è come dire vittima, no? Così. Sì, esatto, nell'altro la vive proprio vittima, però è più una, cioè nell'altro è più un parallelismo tra l'artista e l'albatro, cioè alla fine l'albatro a vivere la cosa. Sì, vuoi dire che è più distaccato, la vive più dall'esterno. Sì, e poi cioè, nel primo lui vive in prima persona il tutto, quindi tutte le emozioni e il resto. Dall'altro invece cioè, vive la stessa cosa, fra virgolette, però la guarda da un punto di vista, fra virgolette, esterno. Da un punto di vista esterno, quindi abbiamo un punto di vista interno e uno esterno, quindi tu dici alla fine si tratta di della stessa cosa vista da angolature diverse. Ma questo vuol dire che la vita è fatta di esperienze di questo genere? Sì, può essere come può non esserlo. Sentiamo che cosa ne pensa un altro ospite che è giunto da noi dall'Irlanda proprio per parlarci in questa trasmissione. Era stato ospite di una trasmissione televisiva irlandese che si occupava proprio di questi temi. Simone, vediamo se è arrivato, la regia cosa ti dice. Pronto Simone? Salve, ciao Simone, grazie per la tua partecipazione. Allora abbiamo iniziato a discutere di questo tema e quindi sarebbe interessante avere il tuo punto di vista di un grande esperto in materia. Certo, io condivido quello che ha detto Riccardo, nel senso che da una parte c'è una faccenda vissuta in prima persona e dall'altra una faccenda vissuta, diciamo, in terza persona. Però comunque ogni cosa nella vita può avere i suoi lati positivi e negativi, quindi diciamo che un po' cambia un po' il punto di vista. Una persona che è un po' più pessimista magari si ritrova più nel Spleen, dici? Sì, esatto. Si ritrova di più in Spleen. Mentre una persona un po' più positiva riesce a trovare del positivo anche nel negativo e quindi si ritrova un po' più nell'albatro. Quindi l'albatro, diciamo, potrebbe essere l'espressione di qualcuno che anche in una situazione negativa ci trova del positivo, è così? Esatto. Simone? Esatto. E questo fa parte del tuo atteggiamento nei confronti della vita? Tu sei uno così che trova il lato positivo anche nelle cose negative? Beh sì, certo, dipende dai momenti, dalle faccende, dalle situazioni, però. Cioè, chiaramente se una situazione è eccessivamente negativa è difficile trovare uscirne, esatto. No? Però nella vita di tutti i giorni ti sorregge un atteggiamento positivo, ecco, è così forse. Sì, bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno.
Il bicchiere è mezzo pieno. Bene, è bella questa affermazione perché ci riporta a un sentire popolare molto comune. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Allora abbiamo qui degli ospiti che sono prevalentemente maschili. Abbiamo tre ospiti maschili oggi e una sola presenza femminile. Io passerei la parola, se la regia me lo consente, a Sara, che è la nostra unica voce femminile, per sapere che cosa il mondo femminile pensa di questo antagonismo supposto tra spleen e albatro. Pessimismo, ottimismo, tragedie, elevazione, come affrontare la vita. Ecco Sara, vediamo se è arrivata. Sara, regia, pronto regia, mi passate Sara. Sara, eccola qua, ben arrivata Sara, ciao, grazie per la tua partecipazione. Allora, dici tutto. Allora, io penso che il poeta, come dire, ai giorni d'oggi si potrebbe dire quasi lunatico, perché nell'albatro appunto si descrive in un umore, come dire, quasi romantico, allegro, mentre nel spleen è molto angosciante e quindi vede nero. E quindi secondo te, diciamo, un po' lunatico, cioè ti dà l'impressione di una persona che cambia facilmente umore? Secondo me sì, e difatti poi non so, tipo nella poesia di spleen lui magari, come dire, io se fossi, cioè, fossi triste, sai, mi metto le cuffie e penso da sola, però infatti però lui scrive appunto di queste nuvole nere, la pioggia che gli ricorda la prigione, certo. Esatto, sì, la prigione. Quindi lui è proprio dentro questa sofferenza, dentro questa angoscia. Esatto, quindi magari uno la vive a modo suo, quindi ne esce... È interessante quello che dici perché, sai, potrebbe anche essere vero, potrebbe anche l'autore di queste poesie avere un carattere un po' bipolare, cioè magari essere eccessivamente portato alla melanconia e dall'altra parte anche essere eccessivamente portato all'euforia. E invece tu come affronti la vita? Cerchi di dare una dimensione più stabile ai tuoi sentimenti o anche tu vivi magari degli eccessi da una parte all'altra? No, io cerco sempre di vedere le cose positive anche se le cose sono negative, perché poi secondo me è peggio, mi chiudo più in me stessa e quindi non riesco più, non so, è come un blocco che c'ho dentro, quindi poi... Bene, grazie per questa riflessione personale, molto interessante e penso anche utile per i nostri ascoltatori. Allora, adesso abbiamo il nostro ultimo esperto. Dunque, vediamo dalla regia cosa mi dicono. Pronto, pronto? Sì, prof. Sì, Lorenzo. Eccolo qua, è arrivato. Sì, mi dicono che è arrivato. Benissimo. Ci sei, Lorenzo? Sì, ci sono. Sì, benissimo. Allora, Lorenzo è giunto da noi da Dallas, dove ha partecipato al Festival Internazionale di Baudelaire, che sicuramente ci può dire qualche cosa di interessante e di attuale in merito. A te la parola, Lorenzo. Io appunto stavo pensando che la poesia di spleen è più, sembrerebbe quasi avvicinarsi in questo periodo che comunque non è un bellissimo periodo che stiamo affrontando, e quindi l'autore si potrebbe essere sentito un po' chiuso, che parla di questa prigione. Già, certo. Potrebbe essere stato un periodo brutto della sua vita. E quindi era un momento negativo, diciamo. Invece... Sì, interessante, continua. E invece dall'altra parte, pensando all'albatro, potrebbe essere stato un altro momento della sua vita che magari era più tranquillo, magari con se stesso, e anche quello che gli girava attorno era diverso, ecco.
sono stati due momenti diversi. Ho capito, ho capito. Quindi tu dici che potrebbe darsi che queste due poesie non si riferiscano a valori universali, a, diciamo, a momenti assoluti, ma si tratta di vivere dei momenti contingenti, precisi. L'uno magari più dovuto alle, determinato da necessità, magari anche di emergenza, come quelle che stiamo vivendo noi in questo lockdown proprio di questi giorni, oltre a quello passato in cui ci si sentiva un po' così come Baudelaire dentro questa prigione. E allora tu, diciamo, non interpreteresti queste poesie come una visione generale del mondo, ma come sentimenti dovuti a particolari circostanze, così, giusto? Sì, perché comunque secondo me ci sono dei momenti, tra virgolette, un po' bui, che possono essere giorni, come possono essere settimane, che non vedi tutto buio, ecco. Cioè non trovi il lato positivo, o se lo trovi fai fatica. Eh già. Magari la stessa situazione in un altro momento riesci ad affrontarla meglio. Sì, ecco. Ci sono più cose positive, quindi anche tu col tuo umore sei più tranquillo. Bene, molto bene, grazie per il tuo intervento, Lorenzo. Penso che abbia stimolato anche in questo caso le riflessioni dei nostri ascoltatori, che sono dibattuti tra la prigione dell'angoscia e l'elevazione poetica e artistica di un albatro. Allora io, per chiudere, vi chiederei una battuta a ciascuno di voi. Io vi chiederei: ma che cosa vi hanno insegnato, proprio così in breve, rapidissimamente, la lezione di queste due poesie? Che cosa vi hanno insegnato, che cosa potete dire ai nostri ascoltatori di quello che avete appreso da queste poesie? Possiamo partire da Riccardo. Riccardo è sempre con noi in studio. Riccardo, no, queste poesie che cosa ti hanno insegnato, su cosa ti hanno fatto riflettere, cosa ci puoi dire? Il fatto che la vita può essere rapida, vista da più modi, da più punti di vista. Scusa, puoi ripetere? La vita può essere vista? Sì, può essere vista da più punti di vista e vissuta in più modi. La vita può essere vista da più punti di vista. Benissimo, bene. È vero, non c'è un solo modo per affrontarla o per vederla. Punto di vista femminile, quindi la nostra Sara. Sara, sei collegata con noi? Sì, in regia. Ci passi Sara, per favore? Sì. Sì? Sara. Beh, non saprei, è un po' complicato. Potrei dire che... non lo so. Sì? Di non vedere, cioè, anche se le cose sono negative, vederle in modo positivo e cercare in qualsiasi modo di comunque superarle, perché poi se ti chiudi è ancora peggio. E... cercare di superarle, quindi se ti senti spleen, pensa all'albatro. Esatto, sì. In sostanza, se ti senti spleen, pensa all'albatro. Capito, cari ascoltatori? Seguite il consiglio di Sara, un buon consiglio. Se vi sentite spleen, pensate all'albatro. L'albatro da qualche parte esiste. E Lorenzo? Lorenzo? Sì? Un insegnamento da dare ai nostri ascoltatori. Un insegnamento potrebbe essere appunto quello che hanno detto gli altri, che sì, in tutto ci può essere un qualcosa di positivo, di tenere sempre, cercarlo sempre quella cosa positiva, perché c'è sempre, anche se nascosto, ma c'è. Quindi cercatela, che non si sta bene con se stessi. Ottimo consiglio Lorenzo, quindi cercare e cercare è faticoso, è difficile, a volte le cose non sono visibili e bisogna scavare in profondità, guardare dietro le apparenze e cercare di capire, per vedere se riusciamo a trovare qualcosa di positivo. E allora chiudiamo con Simone.
il nostro grande luminare che potrebbe dirci una battuta conclusiva per salutare i nostri ascoltatori. Simone. Allora, io concludo dicendo che non esiste un punto di vista giusto o sbagliato, ma esistono solo punti di vista diversi, differenti. Esistono solo punti di vista differenti. Bellissimo questo, e quindi non prendiamoci tutti troppo sul serio, cerchiamo di vivere la vita per quello che ci offre e ascoltiamo i punti di vista diversi, e così vivremo meglio. Direi che con questo consiglio di Simone possiamo chiudere la nostra trasmissione. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai nostri ascoltatori, un saluto a tutti e arrivederci. Abbiamo trasmesso Era da Cambridge.